Buon pomeriggio, bentrovati alla nostra informazione. In apertura parliamo di una raccolta firme in piazza a Catanzaro della CGIL. Ai nostri microfoni parla il segretario FILT CGIL di Catanzaro Michela Avenoso, che ci spiega di che cosa si tratta. Sentiamo. Una raccolta firme promossa quest'oggi qui a Catanzaro in due punti per appunto questa legge. Quali sono le vostre richieste e quali le vostre aspettative? Noi intanto chiediamo una modifica dell'attuale legge sugli appalti, noi di fatto chiediamo l'eliminazione del massimo ribasso, perché il massimo ribasso sappiamo tutti e lo vediamo dai servizi che in genere sono appaltati, comportano una riduzione sia della qualità del servizio e sia soprattutto una qualità per il lavoratore che comunque si trova a stipendi ridotti, non ha le ore sufficienti per poter espletare quel servizio che avrebbe bisogno di un orario diverso. E quindi c'è una penalizzazione generale anche per lo stesso cittadino. Per questo noi oggi, diciamo, stiamo terminando la raccolta che è già avviata da parecchio tempo, che sui luoghi di lavoro ha avuto un successo enorme perché non hanno aderito solo i lavoratori degli appalti, cioè quelli che lavorano su appalto, ma anche i lavoratori, diciamo, dipendenti dalle varie aziende, perché si rendono conto che, la modifica è necessaria. E oggi siamo su tutte le province della regione, in Catanzaro, come ha detto lei, su due punti nevralgici, il pugliese, perché anche là sappiamo i servizi della pulizia, del trasporto sangue, eccetera, eccetera, sono tutti in appalto e là i lavoratori vivono delle situazioni tragiche, cioè noi ci troviamo a scontrarci continuamente con le aziende che riescono a vincere la gara d'appalto, però sempre per questo ribasso minimo. Quindi fino ad ora comunque la risposta è stata buona. Sì, la risposta è stata ottima. Ora ci aspettiamo che anche i cittadini non addetti, diciamo, ai lavori facciano la loro parte e ci aiutino in questa iniziativa, insomma, affinché si possa modificare questa legge. E i lavoratori licenziati della ICO-BLG hanno manifestato davanti la sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro per richiedere un incontro con il commissario Grimaldi, le parti sociali e l'azienda. Sentiamo. Rabbia e delusione sono i sentimenti dei lavoratori della ICO-BLG che hanno manifestato davanti alla sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro al fine di richiedere un incontro col commissario Grimaldi, le parti sociali e i responsabili della società ICO-BLG per discutere delle possibili soluzioni che l'azienda avrebbe potuto adottare evitando così di estromettere dal mondo del lavoro 15 padri di famiglia. I 15 lavoratori licenziati nelle settimane scorse dicono di non comprendere come mai si sia arrivato ai licenziamenti, anche se in un incontro alla Regione nel mese di luglio 2014 era stato siglato un verbale d'intesa tra l'amministratore delegato della società, i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, con il quale si prendevano impegni a non licenziare nessuno dei lavoratori, utilizzando uno degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge, nello specifico il contratto di solidarietà difensivo. Tale soluzione, sostengono i lavoratori, non si è concretizzata, non si è voluto tutelare i lavoratori e ICO-BLG ha fatto una scelta incomprensibile per tutti noi, mettendoci in mezzo alla strada invece che provare a salvare tutti. Non è comprensibile, sostengono i dipendenti, come in una terra già mortificata come la nostra Calabria si possa decidere di non superare la crisi senza l'ausilio di procedure che normalmente vengono usate per la garanzia dei lavoratori e delle loro famiglie. Alcune organizzazioni sindacali avevano insistito sull'applicazione degli ammortizzatori sociali, che di fatto potevano dare ampio respiro agli ex dipendenti per circa 3 anni, ma la scelta irresponsabile di licenziare i lavoratori non ha risolto il problema, anzi ha lasciato nella disperazione più assoluta 15 famiglie. La protesta ha portato l'autorità portuale ad assumere l'impegno che entro 10 giorni interverrà per aprire un confronto tra organizzazioni sindacali e azienda. Siamo disperati, hanno aggiunto i lavoratori, non sappiamo più cosa fare per dare una speranza alle nostre famiglie, confidiamo in questa disponibilità avuta nella mattinata di ieri e rimettiamo tutti i nostri buoni propositi nell'incontro che si terrà nei prossimi giorni. E proteste a Pizzo per le nuove disposizioni varate dai quattro parroci di concerto con il vescovo Luigi Renzo in ordine proprio al regolamento che disciplina i riti pasquali per arginare possibili infiltrazioni mafiosi. Circa 50 persone
hanno inscenato una manifestazione davanti alla chiesa di San Sebastiano per dimostrare la loro delusione dopo la modifica dei riti della Settimana Santa. Il nuovo regolamento prevede l'abolizione delle funzioni religiose che da anni si tenevano dal giovedì santo fino al sabato prima di Pasqua per concentrare tutto in una sola giornata, quella di venerdì. E grave incidente nella serata di ieri in pieno centro a Cosenza. Un'auto ha investito un anziano di 74 anni, l'uomo è giunto in ospedale in condizioni disperate. Sentiamo. Sangue ieri sulla SS 19 bis nei pressi di Viale Marcuni a Cosenza. Un'auto che percorriva la statale in direzione nord ha investito un anziano di circa 74 anni. Una grave ferita alla testa e l'uomo, riverso sull'asfalto in una pozza di sangue, per non poco tempo, in attesa dei soccorsi, non riusciti a sopraggiungere immediatamente, probabilmente a causa del traffico cosentino congestionato dalla tradizionale Fiera di San Giuseppe. Secondo le testimonianze ed una prima ricostruzione, l'uomo pare stesse tentando di attraversare la strada quando è sopraggiunta un'auto in transito sulla cui velocità di marcia le forze dell'ordine hanno già avviato le dovute indagini, che l'ha travolto violentemente. La profonda ferita alla testa e la copiosa perdita ematica al momento dell'arrivo dei soccorsi avevano fatto temere il peggio, ma fortunatamente l'uomo respirava ancora, seppur in gravissime condizioni. Immediatamente trasportato al nosocomio cosentino dell'Annunziata, è stato ricoverato d'urgenza in codice rosso. Dai primi accertamenti pare che l'uomo, la guida della vettura, si sia subito fermato a prestare soccorso. Insomma, quel tratto ancora una volta ha dimostrato tutta la sua pericolosità per una scarsa illuminazione, una scarsa visibilità e nonostante la presenza dei dossi artificiali posti al fine di rallentare la marcia dei veicoli in transito, usurati e danneggiati però dal tempo. Promosso con la collaborazione della sezione regionale dell'Albo Gestore Ambientale di Catanzaro, si è tenuto presso la Camera di Commercio di Crotone un incontro di approfondimento in materia ambientale. Noi ce l'avamo. Un incontro questa mattina qui presso Camera di Commercio per discutere di quelle che sono le tematiche in materia di ambiente, ma anche di gestione, rivolti a chi? Sì, questo è un appuntamento che tutti gli anni si rinnova in Camera di Commercio qua a Crotone, perché ad aprile ci sono varie scadenze ambientali. 30 aprile scade la denuncia MUD rifiuti, scade il pagamento per la tassa all'iscrizione albo gestori ambientali con la sede a Catanzaro e in più quest'anno a maggior ragione facciamo l'incontro per presentare anche la modalità di invio delle pratiche telematiche dell'albo. Infatti a Catanzaro, presso la sezione regionale che di competenza dell'albo gestori ambientali, le pratiche telematiche dal 23 marzo saranno spedite unicamente in modalità telematica, per cui tutti gli utenti dovranno collegarsi al sito Albo Gestori Rifiuti e spedire queste pratiche che prima si presentavano allo sportello telematicamente. Quindi aprile è un mese importante, ci sono queste scadenze, in più quest'anno c'è la partenza con l'albo telematico delle pratiche dell'albo verso Catanzaro obbligatorie. Sono praticamente, come diceva lei, obbligatorie queste pratiche telematiche, quindi partiranno già da subito e sono rivolte principalmente a chi? Sì, gli iscritti all'albo gestori ambientali principalmente sono tutti soggetti che trasportano un rifiuto. Quindi per trasportare i rifiuti su strada bisogna essere iscritti a questo albo gestori ambientali capoluogo di regione che sta a Catanzaro. Poi per il MUD invece la dichiarazione ambientale annuale, i soggetti sono più ampi, più estesi e vanno dalle aziende che producono rifiuti alle aziende che li trasportano, ai gestori di rifiuti, in più anche i comuni che devono dichiarare la raccolta dei rifiuti urbani sul loro territorio. Una vera e propria piattaforma telematica? Sì, tutti i servizi sono disponibili sia sul sito della Camera di Commercio di Crotone che al sito www.ecocerved.it e tutti gli utenti possono trovare questa ampia gamma di servizi che serve più che altro ad agevolare il loro lavoro sia nell'invio delle pratiche che nella dichiarazione ambientale obbligatoria. E ora apriamo la nostra pagina sull'Expo 2015, di cosa sono fatti i padiglioni dell'Expo. A 40 giorni dall'apertura del grande evento è stata inaugurata la mostra Building the Expo, che si concentra proprio sulle fasi di montaggio delle strutture. Vediamo.
Si è aperta la fiera di Raw Made in Expo 2015, la fiera di Milano dedicata all'edilizia, che al suo interno ospita la mostra Building the Expo, nella quale si illustreranno i primi progetti relativi ai padiglioni dell'esposizione universale. Sì, questa è una mostra straordinaria, è un'anteprima che ha una duplice finalità: attirare il pubblico degli addetti ai lavori, dei progettisti, degli architetti, per poter vedere in anteprima i progetti dei più bei 32 padiglioni che saranno visibili al grande pubblico dentro Expo. Quindi una mostra di grande contenuto, una mostra di architettura di grande contenuto progettuale. E qui abbiamo come focus il mondo degli architetti e progettisti, ma sarà molto interessante essere qui per gli imprenditori, per le imprese espositrici, perché qui potranno incontrare personalmente i rappresentanti di questi 32 grandi studi di progettazione internazionale e quindi presentare i propri prodotti, le caratteristiche delle proprie imprese, quindi una straordinaria occasione anche di business per chi ha investito tanti soldi per essere qua presente come espositore. Allora, come lei sa, all'interno dell'Expo, per le caratteristiche anche di questo evento che deve durare solo 6 mesi, poi favorire che si smonti tutto velocemente, c'è un materiale, il materiale legno, che è stato utilizzato in grande abbondanza. Quindi questo è senz'altro un filo conduttore, ma come potete poi vedere, qua sono esposti anche altri materiali. E se devo dire un fil rouge di tutta la mostra è senza dubbio il tema dell'innovazione. C'è stata una grandissima ricerca da parte di questi studi per poter stupire quelli che saranno i visitatori, e quindi veramente c'è stata un'espressione di creatività straordinaria. Attenti anche all'ambiente, l'altra parola chiave è la parola sostenibilità. Per esempio, il fatto che questi padiglioni potranno essere smontati velocissimamente e non creare problemi di smaltimento, questo dipende dalle scelte che sono state fatte in sede di progettazione, scelte tutte rispettose della smaltibilità veloce e non inquinante dei padiglioni che verranno costruiti. Bentrovati in studio, parliamo ora delle imprese nel web. Se ne è discusso in un incontro presso la Camera di Commercio di Crotone, parlando di eccellenze in digitale. Sentiamo. Il progetto che è stato realizzato è un progetto che prevede poi alla fine dei conti l'ampliamento del mercato, nel senso che attraverso il digitale si ha la possibilità di far conoscere meglio il prodotto e a un pubblico naturalmente più importante, più vasto. Beh, comincio dalla fine per dire che la testimonianza che hanno portato due imprese del Crotonese, che hanno in questi mesi ricevuto i servizi diciamo, supportati dalla Camera di Commercio di Crotone e da Google, sono la più fondata testimonianza del fatto che il progetto ha raggiunto il proprio obiettivo, cioè ha fatto maturare alle nostre aziende la consapevolezza che stare sul mercato significa oggi stare anche sul mercato virtuale, che occorre avere radici, ma anche la consapevolezza che, insomma, sviluppare nuovi mercati e penetrare nuovi mercati significa saper utilizzare bene le nuove tecnologie e i social soprattutto. Le aziende che hanno partecipato sono delle eccellenze, quindi hanno interesse a propagandare meglio il loro prodotto. Ma le eccellenze sono in tanti nostri prodotti. Noi abbiamo selezionato le aziende partendo dai prodotti, quei prodotti che riteniamo essere testimonianze del territorio crotonese. È chiaro che all'interno di questo panorama ci sono delle aziende che sanno fare meglio il loro lavoro e che sono state in qualche maniera supportate e soprattutto hanno avuto la sensibilità di rapportarsi all'opportunità che in qualche maniera veniva offerta appunto dalla Camera di Commercio e da Google. E lo dico perché il sistema camerale, la Camera di Commercio di Crotone, ha ancora una volta testimoniato il fatto di essere capace di far bene il proprio servizio, il proprio lavoro, e quindi di essere capace di fare promozione economica a servizio delle imprese tutte. Una partnership di riguardo è Google. Importantissimo, è un colosso dell'informatica e dell'innovazione a livello internazionale che ha visto nel sistema camerale un'opportunità per poter appunto sviluppare e rendere servizi al sistema delle imprese, e questo, lo ripeto, è testimonianza del fatto che nel panorama pubblico le camere di commercio costituiscono, al di là del processo di riforma in corso, diciamo, un punto di eccellenza del sistema pubblico italiano.
È un progetto importante che ha la possibilità di far conoscere in modo vasto quelle che sono le eccellenze della nostra provincia. Esatto, lo scopo di questo progetto è stato proprio questo, accendere un faro sulle eccellenze produttive del nostro territorio e quindi aiutare le aziende a farsi conoscere nel mondo di internet con lo scopo di incontrare nuovi mercati e nuovi clienti. E oggi tratteggiamo un po' un bilancio di questa azione di digitalizzazione con un risultato assolutamente positivo. 30 aziende del nostro territorio sono riuscite a raggiungere nuovi mercati, a comunicare in modo corretto nel mondo di internet. Dalla medicina alla reumatologia, 50 anni di esperienza clinica, il tema del convegno in programma per oggi e domani nella sala convegni dell'Italiana Hotels a Cosenza. Vediamo. Dalla medicina interna alla reumatologia, 50 anni di esperienza clinica, è il tema del convegno che si svolgerà oggi e domani a Cosenza nella sala convegni dell'Italiano Hotels. 6 le sessioni di lavoro distribuite nelle due giornate con 37 relatori. Il convegno si svolge col patrocinio della Società Italiana di Reumatologia, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, dell'Ordine dei Medici Cosentino e della Società Italiana di Medicina Interna. Tra i partecipanti, il Presidente Nazionale della Società di Reumatologia Ignazio Benedetto Oliveri, oltre a Pierluigi Frugiuele, responsabile scientifico del convegno. Lo stato dell'arte della reumatologia calabrese si può dire che si può considerare ottimale, perché è iniziata già parecchi decenni fa l'attività reumatologica in Calabria, ma fino a qualche tempo fa si svolgeva solo quasi esclusivamente a livello ambulatoriale. Invece nel 2007, per nostra fortuna, l'azienda ospedaliera di Cosenza ha deciso di istituire un'unità operativa complessa dedicata esclusivamente alla reumatologia. Da questo convegno ci si aspetta una maggiore visibilità per questa unità operativa complessa di reumatologia, che è nata circa 50 anni fa come medicina interna, ma è stata una medicina interna che nel corso di questi 50 anni si è dedicata quasi prevalentemente agli studi della patologia autoimmunitaria, che sta alla base di quasi tutte le malattie reumatologiche, di interesse reumatologico. E si è parlato del settore zootecnico e delle nuove procedure da attivare nel corso di un seminario, la nuova PAC tra sostenibilità e innovazione, gli impatti sulla zootecnica calabrese, tenutosi martedì pomeriggio presso la Casa degli Agricoltori 2.0 di Crotone. Vediamo. L'incontro di oggi per definire in pratica i nuovi premi per gli agricoltori, ma mi è parso di capire dalla sua introduzione che in pratica bisogna dare anche una regolamentazione alla vendita dei prodotti. Non bisogna vendere poche cifre per poi trovarsi lo stesso prodotto a cifre esorbitanti. Sì, lei praticamente una domanda ha fatto un po' tutto quanto. Le cose principali di noi agricoltori, che a cominciare dalla PAC, la nuova PAC, la nuova programmazione politica agricola comunitaria, la nuova programmazione 2015-2020 con nuove interpretazioni, nuovi modi praticamente di... hanno bisogno i nostri allevatori di informazioni tecniche, perché i premi andranno a diminuire, però ci sono altri modi per recuperarli, i famosi, si parla di convergenza, di paracadute e tutto quanto. E poi giustamente questo fare una giusta domanda e prendere i giusti contributi, i giusti premi, aiuterà poi l'azienda ad avere un'integrazione al reddito che gli permetterà poi praticamente di produrre in un certo modo. Però dobbiamo stare attenti a cercare di creare le infrastrutture, cercare praticamente di far restare sul nostro territorio la produzione finita, la filiera chiusa, in maniera tale praticamente che non si faccia come molto spesso succede: si produce l'olio sfuso, lo si vende ai grossi assuntori che poi lo rimettono in bottiglietta e lo vendono con un surplus maggiore. Dobbiamo far sì che, parlo di olio come di altri prodotti, resti tutto qui sul nostro territorio. Noi abbiamo prodotti di nicchia, abbiamo dell'eccellenza sul nostro territorio. Bisogna praticamente che i consumatori che li cercano, un consumatore ormai vuole la qualità, vuole l'eccellenza, è disposto anche a pagare qualcosina in più. Oggi per trovare un'intesa, una sinergia con i vari produttori vi siete incontrati e naturalmente per mantenere la qualità dei prodotti
cercando di tenerli sul territorio, venderli sul territorio e poi anche per definire i premi, i nuovi premi per l'agricoltura. Sì, per l'aspetto più commerciale diciamo sono gli amici della PZ che sono insuperabili in questo. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo per cercare di fare chiarezza sulla riforma della PAC. Gli aspetti più salienti della riforma sono la cosiddetta stratificazione dei premi, nel senso che il premio non è più concepito come era prima, il premio unico, è fisso e finiva lì. Adesso è stratificato, c'è una parte fissa, una parte che viene fuori da un comportamento ecologico nei confronti della buona pratica agricola, per cui viene aggiunto un premio. In più vengono aggiunti dei premi supplementari, cosiddetti supplementari, che in parte richiamano la vecchia riforma Fischler, cioè gli aiuti alla produzione. Per cui è particolarmente complicato cercare di dare una risposta precisa all'agricoltore. L'agricoltore potrebbe trovarsi, l'allevatore potrebbe trovarsi in una condizione peggiorativa rispetto al passato, nel senso che il premio potrebbe scendere, ma con l'aiuto accoppiato potrebbe trovarsi addirittura in una condizione migliorativa. Letteratura e arte sono stati al centro di un altro appuntamento della rassegna MILF organizzata e promossa dall'associazione Il Filo di Sofia. L'iniziativa è stata ospitata dall'Università della Calabria. Vediamo. È ripartita all'Università della Calabria la rassegna promossa dall'associazione Il Filo di Sofia denominata MILF ed ospitata dall'aula F2 del Cubo 18C. Una rassegna musicale ricominciata con il live di Comanè Ci rivendicare oggi il proprio essere indipendenti. Il secondo appuntamento si è incentrato invece sulla letteratura e l'arte ed ha fatto registrare la presenza di Nicola Lagioia, scrittore ed editor per la Minimum Fax, con cui si è discusso d'anima ed animali e palazzinari, a partire ma non solo dal suo ultimo romanzo intitolato La ferocia, che lo scrittore sta presentando in giro per la Calabria. Di fatto poi questo è un romanzo, non è un saggio di sociologia o di teoria politica, e quindi tutto questo viene incarnato da una famiglia appunto di palazzinari, come recita il titolo di questo incontro che facciamo stasera. È la storia di una famiglia del sud di Bari in cui il denaro, il marciume, il denaro e la corruzione vanno un po' di pari passo. Se non fosse che queste famiglie a un certo punto nascono anche per fortuna dei figli sbagliati, ecco. Ma in realtà bisogna vedere poi all'interno sia delle case editrici, per esempio tecnicamente indipendenti, sia delle case editrici tecnicamente dipendenti da qualcun'altra, che cosa vuol dire avere indipendenza. Avere indipendenza vuol dire, come dire, farlo. Faccio un esempio: io sono uno scrittore lento, scrivo un libro, pubblico un libro ogni 5 anni. All'interno dell'Einaudi, da questo punto di vista, mi sento un indipendente, cioè nel senso che la casa editrice magari avrebbe voluto che pubblicassi un libro ogni anno, ogni 2 anni, ma nel momento in cui noi siamo addivenuti all'accordo che c'è totale libertà da parte mia di scrivere quello che voglio, ovviamente ho una controparte, uno sparring partner, che è un editor bravissimo, però non è mai in positivo, ha sempre una funzione maieutica, e dall'altro il fatto che un libro è finito quando è finito, quindi può essere finito dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 5 anni, dopo 10 anni, allora io lì riesco ad avere una mia indipendenza condivisa dalla casa editrice, che tecnicamente non è una casa editrice indipendente. A proposito della musica, questa cosa qui, questo ragionamento qui, per esempio, lo faceva negli anni 80 e 90, quello che è stato il gruppo indipendente per antonomasia proprio della scena rock italiana, che è prima delle varie sbornie mistiche, che erano i CCCP e CSI. Durante la serata poi in esposizione la mostra di Roberto Gentili dal titolo Face to Face, Art to Art. E ora, come di consueto, la nostra rubrica Dillo a noi, a cura di Antonio Stagliano, vediamola. A marzo la festa del papà, a maggio la festa della mamma, ma i bambini possono essere cresciuti anche da due mamme o da due papà? Il Dillo a noi di oggi. Secondo me un bambino è meglio che abbia una famiglia tradizionale, perché capisce quali sono i valori. Per la crescita di un bambino, senza dubbio, diciamo, il valore tradizionale della famiglia è fondamentale, però bisogna essere consapevoli del cambiamento della società e accettarlo. Secondo me anche la famiglia tradizionale, però per un bambino alla fine sono scelte che comunque dei genitori in un certo senso, quindi alla fine non è colpa sua, però bisogna sempre saperlo educare e saperlo gestire tra le due famiglie, tra due mamme e due papà.
papà. Dipende sempre dal caso, poi dipende dalle situazioni, soprattutto in cui si trova nella famiglia. Se sono in situazioni comunque restano in contatti amichevoli, secondo me sì. Io sono per la famiglia tradizionale. Credo per quello che si sente in TV sia la condizione poi per un equilibrio psicofisico della persona migliore. Tu stai parlando, se posso dare del tuo, stai parlando con una ragazza che studia scienze dell'educazione, quindi queste cose bene o male mi interessano particolarmente. Io penso che un bambino debba crescere con una famiglia tradizionale, quindi composta dalla mamma e dal padre. Il motivo? Il motivo è perché è molto importante per il bambino, per la salute mentale del piccolo, di saper comunque ricevere quelle cure amorevoli fin da piccolo per poi poter avere una salute mentale anche da grande. E l'educazione come la danno i genitori? Ci vogliono i due sessi. Bene, è tutto, grazie per averci seguito. Ora ci sono le notizie sportive, l'informazione torna più tardi alle 17. Arrivederci. E senza dubbio di sorta la partita verità, quella che dovrebbe sancire per il Crotone il definitivo rilancio. Per come stanno le cose bisogna assolutamente vincere, innanzitutto per scavalcare in classifica il Brescia, poi magari i punti di distacco dalle rondinelle diventeranno molti di più per via delle sanzioni del giudice sportivo legate ad alcune irregolarità amministrative. Ma allo stesso tempo vincere domani potrebbe proiettarci in classifica in una zona più consona e darci più tranquillità in vista anche dei prossimi match. Al 90esimo, se tutto andrà come previsto, bisogna fare affidamento anche ad altre gare della giornata per poi poter finalmente cercare di stilare un cammino sempre in salita ma meno tortuoso. Il Crotone rispetto ad alcune squadre ha un calendario più abbordabile e seppur ogni partita ha una storia a sé, è anche vero che attualmente lo stato di forma dei rossoblù lascia intravedere il sole e le stelle piuttosto che la pioggia e il buio del la notte. Non vogliamo poetizzare nulla, non siamo all'altezza, ma speriamo tanto che la fine di questo torneo per il Crotone sia una poesia che abbia rime che possono fare il verso alla salvezza. Adesso siamo in zona retrocessione, magari con una vittoria potremmo tra virgolette respirare un po' di più. Quello che notiamo guardando le partite in televisione e poi quelle in casa è che la fase difensiva è migliorata tantissimo, qualche piccola pecca per quanto riguarda gli errori individuali, ma ritengo che tutto questo sia anche riconducibile alla sicurezza che vi dà in tutti i sensi Gordaz, senza assolutamente voler parlare male dei primi portieri. Sì, Gordaz ci ha dato una gran sicurezza dal punto di vista mentale, diciamo, però la fase difensiva non siamo solo noi difensori a farla, ma dai centrocampisti e all'attaccante. Quindi abbiamo trovato una giusta solidità tutti insieme. Secondo me abbiamo trovato una giusta solidità anche perché due partite consecutive che non prendevamo gol e per una squadra che si deve salvare questo è molto importante. Mi hai bruciato una domanda, finalmente siamo riusciti ad ottenere due risultati utili consecutivi, non succedeva da molto. Non ci succedeva da un bel po', sì, questo ci dà morale, ci dà maggiori motivazioni per andare in campo sabato con la giusta rabbia perché dopo una vittoria è sempre più bello. Bravissimo, e il Brescia ritieni che verrà qui per giocarsi il tutto per tutto? Beh, il Brescia farà la loro partita, anche loro lottano per la salvezza, però troveranno un Crotone pronto a rispondere con i dovuti modi. E comunque, correggimi se sbaglio, per quel che riguarda la loro classifica e la nostra, soprattutto per noi, anche per loro comunque non è veritiera la posizione che occupano. Sì, sicuramente, ma non solo loro, secondo me anche noi, quindi sarà una bella partita che cercheremo di averla meglio noi. Noi siamo pronti? Prontissimi. Consueta conferenza stampa prepartita dal tecnico del Cosenza Calcio Giorgio Roselli al San Vito. Al centro dell'incontro con i giornalisti la prossima sfida contro il Messina. Il Cosenza dovrà racimolare bottino pieno per una tranquillità sul fronte salvezza. È normale che sarà sicuramente una guerra sportiva e una partita da onestamente dove abbiamo tutto da perdere. Io credo che la situazione sia che la domenica scorsa c'è stata questa vittoria del Cosenza
che ha portato il Cosenza in una posizione di classifica particolare, no? Dove non è assolutamente salvo, per quello che pensiamo noi, che penso io, ma è una posizione di centroclassifica. Il Messina, diciamo che viene da un periodo nero dal punto di vista dei risultati, c'è stato il cambio di allenatore, si è compattata la città, ho letto, tutta la gente tutta la settimana a tifare per la propria squadra, come è giusto che sia, e dunque è una partita dove, come ho già detto prima, il Cosenza ha tutto da perdere, perché sul campo c'è una squadra che ha mille motivazioni, una squadra che se ne ha meno di mille perde. Non ho mai creduto attaccare una squadra ai primi minuti, pensarlo prima, farlo prima, perché c'è anche l'avversario. E dunque io penso che il Messina faccia la partita più intelligente che possono, perché penso che sia l'unico modo per cercare di vincere le partite, come spero lo faccia il Cosenza. Abbiamo il piacere di avere a Crotone il vicepresidente della Federazione Pallavolo Italiana, che ci spiegherà perché è qui a Crotone. Lo vogliamo sentire da lei. Sono venuto qui insieme al consigliere referente per i campionati, perché il comitato regionale della Calabria ha chiesto di organizzare una finale nazionale. Il Consiglio federale ha accettato di assegnare una finale alla regione Calabria e stiamo valutando, su richiesta del comitato regionale di Calabria, la fattibilità di poterla fare qui. Una domanda è d'obbligo: quali sono le probabilità che Crotone possa ospitare questa finale nazionale? Intanto mi permetto già di affermare che oggi, dopo la visita che abbiamo fatto, abbiamo visto veramente dei palazzetti e degli impianti molto buoni, e anche il villaggio dove dovrebbero venire ospitate tutte le delegazioni, mi posso ritenere tranquillamente soddisfatto, e quindi penso che non ci saranno certamente problemi per definitivamente assegnare la finale nazionale a Crotone. Credo che Crotone, questo territorio, lo meriti, sia per quello che ha sempre offerto a livello turistico, perché io per tanti anni sono venuto anche a fare qui alcuni giorni di ferie, quindi posso affermare che è veramente una bellissima location dal lato turistico, e quindi credo che sia giusto anche a far vedere un posto del genere alle 28 squadre che parteciperanno a questa finale nazionale, ripeto, ai primi di giugno.